Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici e bentornati nel nuovo episodio di Elden Ring, la nostra Hero Run. Stiamo andando verso il finale, ma come sapete da finale dello scorso episodio siamo tornati qua a Lindt, la capitale reale, più precisamente alla grazia del Ponte Divino. L'errore che abbiamo verificato nello scorso episodio, come ben sapete, è il fatto che il teletrasporto per la Torre Divina di Malenia non è funzionante, ma facendo alcune ricerche ho notato che praticamente la nostra grazia è attiva, perché avevo attivata, adesso ve lo spiego meglio, tramite una trappola che si attiva a questa torre. Alla sommità di questa torre c'è un forziere che vi ha spedito qui, io l'avevo attivata così. Molto probabilmente faremo un tentativo per vedere se passando dalla magione, la magione appunto fortificata, dove c'è anche la tavola della grazia perduta a capitale, ci farà risalire con questo ascensore. E in quel caso, appunto, vedete che non ci fa utilizzare la leva, no? In quel caso potremo finalmente attivare la Torre Divina di Malenia. Quindi la nostra grazia è la magione fortificata piano terra. Anche perché se adesso andiamo lì, vi mostro un'altra cosa. Qua, come vi ricordate, innanzitutto usiamo la nostra lanternina. Come vi ricordate, ero entrato ma non vi avevo mostrato tutto nella magione, giustamente, perché eravamo entrati a fare acquisti Villa Vulcano. Ebbene, qui, ragazzi, ci spostiamo di qua e, come vedete, questi giganteschi portoni io non li ho aperti. Giustamente le cose bisogna dirle tutte. Ecco. Adesso passiamo di qui e ci troveremo a combattere contro delle vergini di ferro, o come volete chiamare questi mostrazzi qua. La situazione potrebbe essere abbastanza gravissima, a mio avviso, come dice un grande della rete, come sapete, o forse no. I suoi danni che ci potrebbe applicare sanguinamente quando ruota così. Ecco, e ci saluta. Perfetto. Allora, uno l'abbiamo steso, un'altra lì nel cortile. Quindi, vediamo. In fondo troverete un item. Come vedete, questa zona non l'avevo proprio esplorata e non ve l'avevo mostrata. Ritenevo che mostrarvela fosse superfluo, appunto, anche perché bene o male avreste potuto esplorare voi per conto vostro, ma forse è necessario farlo, e dopo tante run potrebbe essere la prima volta che mi imbatti una cosa del genere, è necessario farlo appunto per sbloccare la Torre Divina di Malenia. Quando gira, perché cercherà di mangiarci nel finale. Molto male, ma noi cerchiamo di anticipare. Qua trovate l'ascia di Neferi Lux, ragazzi, l'ascia Falco Tempesta, che è l'arma appunto di Neferi Lux. Ora portiamoci qua, e questo è l'ascensore di cui vi ho parlato poco fa, il gigantesco ascensore che ci porta su al Ponte Divino. Partiamo. Io ovviamente vi ho fatto vedere a prendere l'ascia di Neferi Lux, la pietra, la forgiatura 6 alla fine, cioè io vi ho fatto vedere tutto, voi potete correre al ponte se non ve ne frega niente, o potete anche evitarli quei due mostri. Ed eccoci qui. Allora adesso ripartiamo e andiamo direttamente là. E vediamo se si è sbloccato il teleport.
sembra che si sia sbloccato. Guardate le lucine. Dovevate fare il giro completo, ragazzi, semplicemente quello. Abbiamo praticamente svoltato questo mistero. Ed eccoci qui, finalmente ci teletrasportiamo alla torre divina di Malenia. Guardate dove siete, mare, mare ovunque. Lì c'è una cascata che sembra quasi come se fosse l'Edge of the World, la fine del mondo, no? Là c'è l'albero madre, l'altra torre divina, come vedete, che dovrebbe essere quella di appunto di Rykard. È quella di Rykard, ragazzi, di Altusest, e noi ci troviamo completamente in mezzo al mare. Ecco qua. Quindi, torre divina isolata. Io la chiamo di Malenia perché so che qui ci attivate la runa maggiore di Malenia, ma in realtà, gente, è la torre isolata, chiamata così. Ok, prendiamo il nostro ascensore e saliamo. Come sapete, il nostro Donotar, il nostro senza luce, ve lo faccio vedere nello stato, vedete il suo occhio, è sotto l'effetto della fiamma frenetica, perché abbiamo deciso di salvare la nostra adorata Melina dalla possibilità di venire colpita, infettata dalla fiamma frenetica. Ora saliamo, saliamo sempre di più, ecco qui, e qua usciamo fuori. O almeno abbiamo deciso di salvare Melina dalla morte annunciata, che è, ecco, intanto ci sediamo. Perfetto, qui vedete che vediamo le altre torri divine da qui, con gli altri avatar dell'albero madre minori. Continuiamo a salire. La stessa torre divina ci ha donato una grazia, come vedete, e qua possiamo attivare a queste due dita la runa maggiore di Malenia, ripristinata. Ecco, allora, adesso andiamo a vedere tra i nostri key item. Ora anche la runa maggiore di Malenia è stata ripristinata, ripristina PV attaccando dopo aver subito danni. Praticamente con questa runa, ragazzi, cosa fate? Vi curate un po' meno. Però quando restituite un attacco immediatamente dopo averne ricevuto uno, voi recupererete vita perché avrete una barra di energia che può essere ripoppata grazie agli attacchi. Funziona un po' per chi ha seguito la mia gameplay list su Bloodborne, come in Bloodborne, appunto, il videogioco di Bloodborne. Quindi una buona runa questa qui, veramente. Detto questo, ragazzi, noi ci spostiamo direttamente al freddo nord. Eravamo arrivati a Chiesa del Riposo, per chi si ricorda, e da qui proseguiamo nella nostra avventura. Melina, per chi ha visto il finale dell'altro episodio, ci ha salutato completamente, ha detto che non ne vuole più sapere di noi, eccoci qua, e quindi recupereremo qualche oggettino, prima di andare avanti proprio nella trama, che vi voglio mostrare qui nella zona. Qua ci sono queste mani, fate abbastanza attenzione. Che possono essere informi, qui prendete il mulinello e arriverete sulla testa di questo gigante per ottenere la cenere di guerra unica ruggito del troll. Là vedete che c'è la chiesa dove abbiamo preso la nostra ultima lacrima sacra e là c'è la forgia dei giganti, quindi anche lì ci sarà da andarsi a divertire. Qua scendendo prendiamo il mulinello. Per non ammazzarci, ovviamente, si fa per non ammazzarsi. Stanno. Avete visto le mani che si muovono stile ragni, quindi evitiamole in qualche modo. E qua, cosa importantissima, fate il giro, perché la prossima grazia non è lontana, ma è ciò che c'è vicino alla prossima grazia che è molto interessante da andare a vedere. Ok, saliamo di qua. Questa è l'enorme testa su cui siamo andati a prendere il ruggito del troll. È un'enorme testa di gigante che vi avevo mostrato anche nel finale dello scorso video. E qua fate attenzione perché ce ne ci sono, vedete, uno là in alto di corvo, uno lì e un altro che arriverà a breve. Quindi noi dobbiamo pullarne ovviamente uno alla volta.
tasca. No. Ora è cascato. Non cadere sotto. Niente, non siamo riusciti a fargli riposto, ma vedete che uno era sotto. Quello dovrebbe saltare su. Quindi facciamo, come dico sempre, tutti moltissima attenzione. Ecco, un altro è sceso. Non l'abbiamo ancora preso, è una volta. Direi che l'abbiamo preso in modo abbastanza significativo. È riuscito a rompermi la guardia, però ci ha dato colpi e ha dovuto andare, quindi. Ed ora chiamate torrente per zompettare ed entrare qui nella bocca del gigante. Troverete una pietra da forgiatura del drago antico, quindi non lasciatela assolutamente al gioco. Quella che vedete là, quella lucertolina là, vi dà una pietra da forgiatura 7 o 8, mi pare, funeraria. Non perdo tempo ad andare a prendere per poi scompare. Quando gli andate vicino dovete un po' inseguire, colpire dalla distanza, fargli un determinato DPS per toglierla di mezzo. Tante cose che qualitativamente a tempo di video lascio sperimentare a voi. Adesso passiamo di qua. Cerchiamo la grazia. Eccola qua. Allora, questa è la salita che dovremo prendere, perché di qui c'è qualcosa di molto interessante che potremmo fare, a differenza di... E qua andiamo a prendere altre grazie, che è qui sotto. Quel corvo lì, guardate, vedete che c'è un oggetto lì da prendere. Cade una mano gigante che è veramente letale, credetemi. Quindi noi passiamo di qua, ammattiamo queste mani piccole. Trovate una runa aura 10, questa ve la segnalo perché vi può essere utile per rivelare, ovviamente, vi dà un discreto numero di rune. Ora la mano se pare essersene andata, è lì comunque la mano gigante. Noi prendiamo l'item. Andiamo a sbloccarci la grazia. E già che ci siamo, riposiamo, perché dobbiamo essere completamente riposati per questa cosa, per quello che andremo a fare. Qui vi è un bacino di evocazione che rendiamo operativo, che ci potrà rendere possibile evocarci. E più avanti abbiamo un ingresso. Noi dobbiamo prendere l'ingresso dietro. Riproviamo tutti e due, eh. Quindi, attualmente, riproviamo tutti e due. Vediamo quale dei due ci viene meglio per l'idea che ho. Anche perché li portano tutti e due avanti con la storia. Allora, noi prima proviamo, mi pare che sia questo, proviamo prima questo. Perché se avete fatto tutto come da video, degli scorsi video che ho fatto, ma vi sto facendo anche la guida sul canale, dovremmo trovare evocabile Alexander qua vicino. Ecco lì. Possiamo evocarci in battaglia Alexander, il vaso guerriero, contro il gigante di fuoco. Lo vedete, la gigante di fuoco? Noi prepariamoci. Beviamo il balsamo. E prepariamoci la nostra tiche. Perché tiche, ragazzi, sarà veramente fortissima. Ecco qua, non l'aveva preso l'evocazione. Tiche in questa battaglia, gente, fa la differenza. E ve lo mostro subito, breve. Ok, ci sei Alexander? Giustamente il cavallo non possiamo usarlo, ma Alexander parte proprio ignorante, lo vedete. Quindi noi facciamo il giro. Ecco qua, gigante di fuoco, chiamiamo Tiche. Veloci. Leviamo una pozza. Allora, cosa migliore è puntargli i piedi, ovviamente se andate in meschia, come faccio io. Perfetto. Colpiamo ancora, senza pietà.
città, ragazzi, lì per noi non ne ha. Credi che non gli ha ancora applicato il suo sanguinamento speciale da fiamma nera, ma noi non demordiamo gente. Vedete, sta usando la fiamma del dio caduto, che è uno degli incantesimi leggendari, e ci ha anche preso la fiamma del dio caduto. Mannaggia lui. Andiamo. Ok ragazzi, vai Tike, guardate ora Tike quanto danno gli fa, praticamente uccide. Andiamo a rimuovere questo. Di qua. Abbastanza facile ragazzi uccidere Tike, o se no gli diamo il colpo della botta, no? Che botta, ha recuperato vita, non era mai successo. Andiamo di sotto. Alexander non mi sembra che stia facendo sto granché, forse in fase 1, ma qua fiamma del dio caduto, ne ha sparati due, vediamo che stanno puntando. Allora, l'avevamo quasi battuto ma ci ha dato un po' di problemini, ma non credo che sfugga, ecco, al colpo di Tike. Ragazzi, il nostro gigante di fuoco ci saluta, otteniamo la sua rimembranza, Alexander fa ritorno nel suo mondo, e questa è parte, ragazzi, della quest di Alexander, e noi possiamo puntare alla forza dei giganti. Ovviamente vedremo il filmato che non vi ho mai portato, ma non prevede la morte di Melina, ma vi lascio in descrizione il mio filmato che avevo messo sul appunto sulla morte di Melina, quindi è molto carino da vedere, sarebbe stato bello mostrarlo, ma io ho voluto fare proprio una cosa per mostrarvi ogni possibile scenario e anche il finale della fiamma della frenesia ha quel pezzettino in più che mostra se voi avete ancora Melina viva, quindi nuovo livello, vediamo se possiamo livellare, ovviamente sì. Allora, in forza salgono tutti questi danni, mentre in arcano salgono questi e non le resistenze, quindi decisamente andiamo su in forza, gente. Ok, chiamiamo torrente e dirigiamoci al calderone, ragazzi, un punto cardinale di Elden Ring, dove si trova la fiamma dei giganti. Siamo molto vicini alla finale di questa lunga run che abbiamo fatto insieme, stiamo attenti a non cascare di sotto, perché se cascate di sotto è inutile che vi dico che cosa accade, giustamente. Perfetto, facciamoci una corsetta qui.
facciamo una zompettata seria per salire e siamo alla Foggia dei Giganti. Guardate il panorama che c'è all'interno. Le prime volte io avevo anche provato ad entrare dentro, ci morite se cadete. Non fatelo come tentativo, perché proprio scivolate all'interno e morite. Qua non so perché tanta gente si è ammazzata, qualcuno ha lasciato anche i messaggi nell'aria. Se ne sapete qualcosa, scrivetelo nei commenti sul perché la gente muore in quel punto lì. Forse c'è un punto invisibile, non lo so. Ecco qua. Vedete che ci sono zone dove potete andare? Non lo so. Vabbè. Qui, ragazzi, toccate la grazia. Attivatela. Riposiamo. Ascolta il suono della fiamma. Ragazzi, siamo stati teletrasportati nella famigerata zona di Faro Masuma. Praticamente da qui non è visibile il nostro... Ecco lì, è visibile l'albero madre. Ancora non è in fiamme l'albero madre, ma qualcosa sta accadendo. Qui c'è un vortice gigantesco, draghi che volano ovunque, viverne, come vedete. E noi ci troviamo in questo punto del mondo. Praticamente dalla fiamma dei giganti siamo stati teletrasportati qui. Ovviamente siamo istanziati, vedete che non possiamo teletrasportarci da nessuna parte. Quindi non ci resta altro da fare se non avanzare incessantemente verso le uniche destinazioni che sembra, ecco qui trovo una pietra forgiaturata, sembrano essere raggiungibili. Qua scendiamo piano perché ci sono delle rocce fluttuanti, come vedete, e sembra tutto così naturale in questa zona. Prepariamo la nostra lanterna perché andremo in alcune zone che potrebbero essere leggermente buie a breve. Guardate il vortice, il tornado qui da vicino. Faro Masuma in frantumi. Questo luogo, ragazzi, è endgame. Faro Masuma è proprio il dungeon finale pre boss finale, che ha un fascino veramente incredibile ed è una delle zone di farming migliori che ci possano essere. Ok, prendiamo
Vediamo se colpendo le spalle del cliente ricepiamo con un colpo di voce. Se il cliente riceve con un colpo, gente, conviene. Abbiamo qua il DPS extra con il nostro cliente di nuovo. Quindi. Allora, procediamo avanti. Troveremo un bacino di evocazione e la grazia perduta, la prima grazia perduta di Farum Azura. Ora prepariamo la nostra lacrima riflessa, perché a breve ci servirà la nostra lacrima riflessa. Saltiamo qua, evochiamo, tenete d'occhio il cielo, signori, perché a breve avremo una brutta sorpresa. Ok, andiamo. Ecco, arriva questo dragone. Vediamo sanguinamente come si comporta. Non male. Se riusciamo a gestire bene quel sanguinamento, ci ha preso pure fiamme. Questo attacco, ragazzi, lo utilizza con... Certo, perché in questo modo utilizziamo anche aia. Ok. È quasi morto, eh. Quindi il sanguinamento è confermato che useremo, perché non c'è solo questo di drago, ce ne sono anche altri, eh. Quindi lo useremo un po' con tutti i draghi qua di Farum Azura. Ecco, abbiamo ammazzato quel pendolo alle zampe e abbiamo ottenuto una pietra da forgiatura del drago antico, ciò che è più importante. Quindi un'altra pietra da forgiatura del drago antico, come vedete, ce la siamo messa in tasca. La nostra lacrima ci saluta e noi vediamo cosa c'è qui da prendere. Niente di che. E noi ci portiamo avanti sempre in quelli di Farum Azura. Qui, ragazzi, i loot, come vedete, sono di altissimo livello, eh? Ma è anche giusto, è la zona finale del gioco. Quindi, innanzitutto, scusate, riposiamo. Siamo ancora lontani dal poter livellare eventualmente. E qua troveremo uno di queste bestie. Ok, anche con la spada riusciamo a rompergli la postura. Basta un colpo in riposta e ci gestiamo come vogliamo. Ottimo, veramente ottimo. Qui raccogliamo una pietra 7. Qua attiviamo il bacino di evocazione e qui potremmo andare avanti, ma io vi faccio passare da fuori. Farum Azura merita di essere esplorata tutta, niente da dire, gente. Qua possiamo passare da questo lato, che lo raggiungete solamente se passate dal tetto, come vi ho appena mostrato. Qui ci sarà un item, che non ho mai capito cosa serva la breccia. Allora,
sentiamo le bestie umane. Non l'abbiamo uccisa, eh? Di qua vediamo se col tridente potrà andarci bene. Qui sembra esserci un oggetto abbastanza importante. Questo usa gli incantesimi, eh? Potrebbe attaccarvi in modo ferale. Ecco, usa gli incantesimi. E qua una grande convalleria sepolcrale per i vostri spiriti, non quelli leggendari o comunque quelli di qualità leggendaria che hanno il nome. Un'altra cosa importante, ed è perché vi ho fatto passare appunto questa zona, guardate bene adesso, perché cadendo qui potrete occuparvi di questo nemico, che è uno di quei lanci incantesimi. Quindi vi colpiva dalla distanza, voi arrivavate da di là. Adesso passiamo di qua. Ci sarà un altro nemico di cui dovremo prenderci cura. Allora, questo ha deciso proprio di darci fastidio, eh? Quindi volevo fare un po' più elegante, ma non è stato questo il caso. Poi guardate dove sono tutti i loot, così li raccogliete anche voi. Qui ce n'è un altro che passeggia, ma qua fuori lo vedete un po' a fatica con la luce. Ah, qua è la torre divina di Malenia, vedete la cascata? Si ricollega qui. Lo vedete un po' a fatica, ma è una runa 12. Ovviamente vi chiedo, non lasciatela al gioco perché è un buon incentivo per aiutarvi a livellare. Adesso qui stiamo molto molto attenti, perché questo usa gli incantesimi, come vedete. Allora, portiamoli fuori. Innanzitutto andiamo alla grazia, perché la grazia ci può essere veramente d'aiuto. Stiamo subendo tantissimi danni. Devo vedere se... Ok, passiamo di qua. Beviamo. Ok. Raccogliamo questo loot. Il globo funerario del mercante nomade. Del minatore funerario, scusate. Molto importante, vi sblocca in vendita. Ci siamo sbloccata, che è la cosa più importante, sbloccarvi la grazia. Qui trovate il breviario del drago antico, che vi insegnerà nuovi incantesimi del culto draconico. Quindi non si lascia nulla al caso. Qua scendiamo e ci sarà un item, una runa degli eroi 2. E qua c'è un ascensore che ci porta in una zona che definire infame è definire poco, ma ovviamente c'è tutto un giro che potremmo fare, gestire e fare, quindi vediamo di farlo insieme, come sempre. Abbiamo anche un bel po' di rune. Allora, prima passiamo di qua. Stiamo molto attenti, qui ci sono dei mostri che vi rilasciano il morbo mortale. Uno dovrebbe essere direttamente qua dietro, no? Non è qui dietro. Però devono essere qua. Ecco, è lì dietro, vedete? Vediamo come si comporta con la spada. Ecco. Allora, riusciamo a ucciderli prima che ci facciano il loro attacco con la nostra vita. Sono queste creature, vedete? Hanno un range e una portata d'attacco spaventosi. Inutile che ve lo dico.
qui c'è una scala su cui possiamo salire e poi vedremo di prendere quella scala perché assolutamente c'è qualcosa di interessante. Qua non c'è nulla e qua scendiamo. Vedete la scala dov'è? Il mostro è là. E hanno un range, come vi ho detto, pazzesco, spaventoso. Cioè vi possono colpire dall'altra parte della mappa con il morbo mortale, uccidervi con un colpo. O quasi, perché hanno un morbo mortale veramente esagerato, veramente. Qui avanziamo. Non mi ricordo se anche qui c'era una scala, no. La scala è solamente in quel punto là. E qua ci sarà la creatura qui dietro. C'è un oggetto da prendere che non è sto granché. Vedete come fanno piovere lo schifo appunto vicino a voi. Allora, il nostro tridente sembra essere un'arma veramente eccezionale contro lui. E penso che sia anche il caso di risvegliare la nostra runa perché stavamo giocando senza il risveglio della runa. Adesso torniamo di qua. Quindi entrambe le armi sono valide contro questi mostri. E qui ce ne saranno tre, gente. Il nostro obiettivo è l'oggetto che si trova in quel baldacchino. Quindi a breve potremo chiamare la nostra lacrima riflessa con il potere del nostro tridente. Direi che non ce la facciamo dire proprio. Allora, corriamo all'altro. Sarebbe carino che usassi il potere del tridente, dico la mia lacrima riflessa. E ora c'è quello più grosso, questo ragazzi è veramente infame. Un macello di ferita. Andiamo. Vediamo. E raccogliamo i vari oggetti. Ci davano anche i boi rinvigorenti contro il morbo mortale, ma dal mio punto di vista quegli oggetti non fate in tempo ad usarli se state prendendo il morbo mortale, perché molto spesso è velocissimo. E qui vi è l'oggetto, il cinereo della convalleria, quindi anche questo vi serve per sbloccare dai mercanti della grazia un appunto la convalleria. Sepolcrare mi pare questa. Ora passiamo di qua, risaliamo in qualche modo, risaliamo, non passiamo in mezzo ai mostrazzi ragazzi. C'è qualche altro oggettino inutile in giro, cioè inutile tra virgolette in giro nella zona, ma non che ci riguardi prenderlo. Noi dobbiamo prendere quella scala, sotto c'è un cane. È arrivato qua, ok, ci ha inseguito. Allora vedete il morbo mortale come viaggia, quindi noi dobbiamo stare attenti ed evitarli. Vediamo se riusciamo a salire. Ok, riusciamo a salire senza venire uccisi dal morbo mortale. Perfetto. E là c'è un altro di quei mostri e un item. Cercheremo di abbatterlo, Ovviamente prima ci abbassiamo il morbo mortale. In questo caso potrebbe essere veramente una buona idea abbassarci il morbo mortale. Thank you.
via, ci aveva lanciato un morbo mortale, come vedete. Ok. E qua venite a prendere questa pietra, forciatura 8, ma avete una serie di discese, se ricordo bene, ecco qui una, che vi possono garantire un arrivo nella zona di prima, come vedete. Ecco qua. Quindi se siete dei buoni tiratori e non venite colpiti dal morbo mortale al lancio, spruzzo che fanno loro, magari vi gestite anche questi nemici di questa zona. Ma non che sia che ve lo suggerisca così tanto. Come vedete, il sanguinamento è una buonissima alternativa a tutto ciò. Fatemi vedere gli amuleti. Forse è meglio se togliamo questo e puntiamo su un giubileo del Signore del Sangue, che ci aumenta l'attacco con il sanguinamento, visto che stiamo passando ufficialmente al tridente in questa parte di gioco. Passiamo di qua. L'item dovrebbe essere lì sotto da qualche parte, come lo vedete. Adesso sarebbe un rischio pazzesco andarlo a prendere, quindi ovviamente vi sconsiglio di farlo. Siamo passati davanti a uno di loro, qui scendiamo giù e corriamo di qui. Qua ci sarà uno scontro extra che vi vado subito a mostrare. Saltate, salta e salta. Dove c'è un item, ma questo item è ovviamente guardato da qualcosa, ragazzi. Sta arrivando, eh. Ecco qua, uno di quei dragoni. Noi proviamo col sanguinamento gestirci. Attenti che questi colpi d'ala, come un acquilotto, cerca bellamente di buttarci di sotto. Che è la sua strategia principale, buttarci di sotto, eh. Non ho capito come ha fatto a prenderci, ma contro questi draghi a volte è meglio non tenere proprio il look. Abbiamo preso anche dalla distanza così. Questa è una buona cosa, lo sapete. Anche perché, come sapete, il tridente di Mog ho deciso di usarlo in questa run, ma non lo conoscevo così bene. Servono cuori immediati. Servono altre cure, gente. Sperando che ci dia il tempo di curarci, perché lo vedo bello scatenato, eh. Allora, abbiamo finito il mana. Ne beve tanto il tridente di mana, eh? Quindi effettivamente andiamo. Ragazzi, è un gioco di dita non indifferente qua, eh. Ecco, andato. Questo drago muore. Anche lui ci dona un bel po' di rune, un 25.000 come avete visto. E qua prendiamo a pietra forgiatura 8. Ora, senza rischiare vite, altro e tutto quello che volete, torniamo alla terrazza affacciata sulla tempesta. Perfetto. Allora, come stiamo messi? Abbiamo ripoppato tutte le nostre ampolle, perfetto, non chiedevo di meglio. E ora di qua troveremo un bacino di evocazione. Qui guardatevi un po' intorno, scendiamo di qua e poi scendiamo di qua con salto. Ok, sono dei bei danni che gli facciamo questi non morti, eh. Ovviamente li dovete finire. Hanno una poise molto bassa, quindi in teoria finiamolo, finiamo. Finiamolo. Ok. Arrivano veramente pochi colpi, quindi questa è una buonissima cosa. Ok.
dietro, adesso cercheremo di liberarci. Io direi che è il caso di bere un attimino, poi facciamo questo giro di qua e saltiamo qui per ottenere questo item. Allora, io direi che il salto sicuro è di qua, perfetto. Non ho mai provato a fare il salto di là, ma non ci tengo a crepare come un ratto. E ora, qua in alto non c'erano item. Potrei ricordarmi male io. No, c'era infatti, vedete, una runa aurea 9. Potevo ricordarmi Mario, ma non era così. Mi ricordavo abbastanza benino, dai. Qua, prendete questo passaggio, state attenti perché sparano qui. Vedete, sparano da là. Frecce auree. Io raccolgo un po' tutto quello che vedo, per mostrarvi dove sono gli oggetti, quello che mi ricordo. Poi, la vada come la vada. Questo, ragazzi, è molto forte, questo nemico. Che arresta il nostro completo colpo, e ovviamente quando cade a terra è indispensabile farlo fuori. L'acqua Reinhardt continuerà a spararci. Adesso passiamo di qua perché dobbiamo fare questo salto e poi arrivare a questa grazia. Perfetto. Allora, adesso attiviamo il bacino di invocazione. E qua sotto, gente, qua sotto, come vedete, c'è una scala, quindi corriamo, facciamo un salto, cercate di saltare abbastanza dritti, non rotolate perché cadete di sotto, appunto, e qua ci sarà uno di quei nemici molto forti. Sparano pure fiamme, e potete fare i backstab, comunque, quindi ciò è bene. Un colpetto, perfetto. Qui troverete una runa 12. È una zona in più che la prima volta che sono venuto ammetto di non aver mai visto e l'avevo fatta in seguito. È una zona con tante cose interessanti, quindi giustamente vale la pena esplorarla. Questi oggetti sono le spade curve da bandito, so che sono molto ambite, l'abbiamo appena droppata. Mi pare anche per le build sanguinamento, quindi per farci le duali tutto. Mi pare che sia una build abbastanza ambita. Se ancora è valida la build sanguinamento. Dal mio punto di vista il sanguinamento col tridente di morte, come avete visto, e forza arcano che stiamo facendo con la nostra arma, questa qui, direi che è abbastanza valida. Sta funzionando con i vari boss abbastanza. Qui saltiamo, saliamo ed è il momento di vendicarci contro il balestriere che c'era in alto. A breve lo potremo vedere, gente. Eccolo qua. Colpiamo. Vediamo se cade di sotto. Sì, è caduto di sotto. Allora, qui, come vedete, ci sono degli scheletri. Vediamo se riusciamo a farli cadere una volta. Che, se correte in fondo, ovviamente vi attaccheranno tutti insieme, quindi conviene stenderli uno alla volta, così. Perfetto. Ora prendiamo la grande convalleria sepolcrale, la seconda, vedete che abbiamo ottenuto in questo video, e adesso qua è un po' rischioso cadere di sotto, quindi ciò che vi consiglio di fare io è un teleport sicuro al Tempio del Drago. E poi da qui rifacciamo la manfrina.
perché c'è altro che vi voglio mostrare. Ok, qua. Adesso qui c'è una zona qui sotto in cui potete rotolare per scendere. Qui c'è un cavaliere esule. Incominceremo a trovarne sempre di più qui a Farumasuria. Farumasuria intendo mostrarvi abbastanza tutto perché è un peccato di mostrarvela. Qui abbiamo trovato l'elmo del cavaliere esule. Una setta runica. E ora passiamo di qua. Qui abbiamo un altro cavaliere esule. Possono essere veramente infami questi cavalieri, eh? Quindi se li gestiamo al meglio delle nostre capacità. Qui c'è la tua corazza. Qua possiamo scendere. Stiamo attenti perché ce n'è un altro che gira da quelle parti, eh? Noi cerchiamo di abbattere questo come un buon DPS. Ecco che arriva là. Quell'attacco non ho mai imparato a schivare. Vieni qua. Ok, sta andando discretamente bene. Per sicurezza usiamo un attacco. Otteniamo le ceneri della bestia umana di Farumasuria, che non ho mai potenziato, quindi non so come si comportino in gioco. Qua non c'è nulla da prendere. Ah, ecco, c'è un item qua. È un messaggio, aiutami. Ok, una pietra funeraria a 9. E adesso passiamo di qui. Qua. Senti che c'è il buco lì, eh? Gaibus, come si dice. E qua troveremo un'altra grazia. Ecco qua, dove ci riposiamo adesso. E qui, ragazzi, il dissidente Bernard, il nostro amico Bernard, che lo vediamo dai tempi di Villa Vulcano. C'è il suo segno di evocazione perché è un po' come se fosse la sua quest, eccolo qua, e sarà un grande aiuto per la zona che andiamo a fare. Entriamo. Ecco qua, ci troviamo alle spalle il duo sacriderma, ragazzi, che puntano Bernard sempre, quindi noi chiamiamo la nostra lacrima riflessa. Via da qui, via da qui. Andiamo a vedere come si comporta il tridente, quindi, contro il duo sacrificio. Speriamo usi presto la sua weapon art, perché allora, noi i danni li stiamo facendo, eh. Buono. Ok, Bernard ha battuto la nostra chiamata riflessa, ha battuto il meno pericoloso dei due, perché Ciccioni di solito, comunque, quello più in carne è più pericoloso, si sa. Stesso. Vediamo. Grazie a questo boss fatto in singolo, so che è bello tosto, eh. Ok. Una volta che arriviamo a questo punto, rimarrà ancora un po' di vita. Come vedete, mi spinto un altro di sacrificare. Che sta per esplodere. Ok, un altro sacrificio è andato.
apparirà ancora un po' di grosso. Via, ci sta prendendo con le fiamme nere. Gente, qualcuno lo colpisca. Bello l'attacco in carica. Otteniamo il globo cinero del minatore e la cenere di guerra tornato di nera fiamma. Quindi, ecco qua. E la nostra grazia. Perfetto. Quindi riposeremo adesso, ragazzi. E per questo video è veramente tutto. Perché abbiamo fatto la prima parte di Faro Masura, come avete visto, che è un posto veramente simpatico, pieno di gente simpatica. Io vi ringrazio per aver visto questo video e se questo video come sempre vi è piaciuto vi invito a mettere un pollice su, un like. Oppure se volete sapere come va avanti la Hero Run sul mio canale vi invito ad iscrivervi al mio canale. Iscrivetevi, attivate la campanella, seguitemi attivamente in questo modo per sapere quando metto online sempre nuovi video. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao a tutti e ovviamente grazie di aver visto questo video.